Capite? Vi devo ricordare anche un conto. Siccome siete in parecchi, vi chiederò in continuazione, sia io che Pietro, chi sei tu, anche se te l'ho chiesto un minuto prima. Chi sei tu? BCE. L'unico modo. Per in camera, va bene? Allora, prima cosa, la gestione del materiale. Apriamo le due sacche gialla e blu grandi, tiriamo fuori il materiale, ognuno di voi si prende, ognuno. No, finché ci sono. Prima disponiamo il materiale, cioè ognuno si prende ancora un oggetto e li tira fuori tutti e 8 quelli che ci sono di quell'oggetto. Le corde ugualmente tutte da una parte, le tiriamo fuori e le disponiamo. Perché quando si lavora uno deve avere chiaro, mi serve questo, prendo questo, mi serve quello, prendo questo. Fammi fare la mia. Va bene. Tutti sono pronti, poi aprirmi. Allora, le imbracature tutte da una parte, i caschi tutti da una parte e devono essere sempre 8, 8, 8. Le longe tutte da una parte, finisce prima di fumare. Dopo, quando è finito, sistemi il materiale. Ma quando lo fa? Non lo fa? Cioè, per qual è il motivo? Non di prendere ognuno la sua, adesso, no, di disporre il materiale, cioè tutte le 8 maniglie, le 8 longe, gli 8 discensori, no. Dopodiché io vi dico prendete ognuno quello di voi. Voglio vedere un modo di lavorare ordinato. L'ha messo l'onda? Siamo qua. Qui c'è le fettucce da una parte, ecco, vedi, la maniglia va ancora con una maniglia. Allora, io sono 8. Possiamo iniziare. Allora, aspetta. Allora, le corde tutte di qua. Gli ASAP ne mancherebbe uno. Il crawl ce n'è ancora uno. Allora, la stessa misura. Già mettere di più. Aspetta, bravo, sono. Qua ci dovrebbero essere ancora moschettoni. Qua sono qua. Là, qua sono ecco. Aspetta, quelli che sono di due gruppi. Questo è il gruppo d'armi. Questi conta quanti sono. E dobbiamo andare anche qualche. No, quelli sono stati tirati fuori. 8 o 10. Spargiamolo questo pezzo. La maniglia col pedale e un moschettone, sono già pronti. La longe con i suoi moschettoni e due moschettoni neri, che sono 16, quindi sono due per ogni dotazione. Se alla fine avanzeranno caschi, probabilmente perché avete qualcuno al suo, li rimettiamo nella sacca, la roba che avanza la rimettiamo contando da una parte. Invece il materiale che è per armare e per fare sono le fettucce, le corde, il cavo d'acciaio. Ci sono due crawl che a rotazione, quando uno ha l'imbracatura senza crawl e vuol fare la tecnica crawl, se lo monta, va bene? Quattro moschettoni d'acciaio e 8 d'alluminio. Questi non vanno confusi con gli altri, nel senso che quando uno ha i suoi due, quelli sono per al momento fare, che ne so, stai facendo il frazionamento, c'ha il moschettone per farlo. Questi qua sono per tutto il discorso di armi. Trapano, queste cose ce l'abbiamo? Hola. Devo fare una prova. Uber, possibile. Vai, tutti nell'auto. Buono. Quello di lavoro è pronto. Piede non serve, va bene? Dai, andiamo qua. Adesso la dice la mano, c'è trazionato il... Addirittura puoi lasciare aperto. Vabbè, dove c'è trazionato la corda? Sì, ma solo di ripresa. Chiaramente
Vai, mettiti in posizione di calata. Mettiti pronto a calare. Se non è fatto bene vado giù. No, lo sto guardando. Vai, vai. No, no, non è fatto bene. Sono sicuro. Mettiti pronto a calare. Hai fatto tu, non hai fatto bene. Perché io quando muovo lì lo blocco sempre? Tiri troppo con la corda di freno. La no, corda di trattenimento. Lo devi bloccare mandandolo giù, così, sì, questo è bloccato. No, io quando vado che devo. Perché se poco, ancora hai poca sensibilità, vai subito in blocco. Questo è molto. C'ha questo volevo fare un po' di guarda, c'ha una forbice di funzionamento piccolissima. Quindi dal minimo al massimo lo fai in un angolo molto piccolo lì. Prova a rilasciare leggermente la corda delle mani, vedi che ti riesce più, meglio, vai. Infatti sì. C'è la sensibilità che non l'abbiamo mai usata. E soprattutto lo sai che c'è? Che uno, mentre manovra l'ID le prime volte, è portato a continuare a tirare la leva. E invece quando senti. Se invece uno continua a tirare, senti che vai, continua a tirare, vai un po' più veloce, poi ti fermi. Infatti così facevo ieri. Ma anche ieri mi sembrava. Sempre conveniente metterci voi. Lo sai, frena talmente bene. Guarda, vedrai quando facciamo la manovra a due appesi. Riesci ancora a farla se vuoi senza rinvio. Si mette perché è meglio, però riusciresti comunque senza. Ma sarebbe meglio usare quel moschettone. Oh, questo, esatto, hai visto prima, neanche l'ho rinviato, io mi sono dimenticato, perché non sono abituato a usarlo questo. Per lo stop è meglio. Ecco, quello non va bene per la indietro. Perché se tu la fai uscire su quello... Cioè, se io vado al fianco... No, non deve uscire su quello spigolino del discendente. Se io vado al fianco, me la porta là. No, ma tu... No, cioè, fate tipo a partire la corda dove? Faccio tipo... Fatto girare poi. Così, gira corda. Avvicina un po' più la mano alla pancia. Ecco, vedrai che ti... è già fatto. Sì, però se vado al fianco... Ma perché vuoi andare al fianco? Mica la discesa alpinistica questa. Col discensore a 8 si tiene la mano dietro. Sì. Alla piazza. Dai, vai, vai, su, va a fare sto frazionamento che qui arriva ora di pranzo. Di là chi scende? Vincenzo, bisogna stringere quando si lavora, vai. Operatore, vieni qua, da qua è bello, vieni su di qua. Qua siamo in Italia però, uno che lavora, cinque che guardano, com'è sta cosa? Aspetta un secondo Stefano, aspetta un secondo. Attenzione alla macchina. Stefano, sembri un overo. Hai impressioni? Sì, sono in pressione, lo so. Che gli dice la stampa? Guarda, ti metto una placchetta d'uscita, va bene? Beh, è lungo come run out, eh? Anzi, adesso mi vado anche a appoggiare meglio. Ho trovato una cinghiettina che abbassa il grado di 2 gradi invece che alzarlo, quindi guarda. Ma è bella, eh? È bella, sì. È bella, di qua. Però bisogna stare attenti a questi che... Che mi avete dato per mettere giù? Ora la chiave ancora. Finita la cassetta. Allora possiamo riprendere. Quindi che palle quando uno vai.
successo? Ho cacciato troppo la placchetta. E ci mettiamo la placchetta, no? Ce l'hai la placchetta fina? Mettiamo una placchetta che è più fina, dove te l'hai. Se ce l'hai, sì, quella va bene. Più sottile. Cioè, avevo capito come fare una manovra di sapere. Franco, ma tu queste immagini poi quando vai giù le potresti vendere queste immagini? Alla quarta! Giusto per le persone. Alleggio la sciograva, alleggio la sciograva. L'ancoraggio. Giusto per capire, capito come prendere la corda. Basta che scendi poco, eh. Quando sei comodo. Stefano. Ascolta, lo fa. Questo è il battesimo del fuoco, questo. Pasquale, quando uno guarda il discensore e la corda del discensore troppo bianco, troppo metafora. È come lo sguardo di Superman, praticamente. Guarda me un po'. Tranquillo, c'ha 7 punti al culo comunque. Fermati. Io ce n'avevo 27 al posto suo, tu che sei. Allora lui si è bloccato. Guarda che è la prima volta, dopo è via come un caccia. La prima volta però. Vabbè, c'è da avere le nostre parti che non, nel culo non c'entrerebbe. Pasquale! Vai, ciao! Ciao, tranquillo. Questa la mandiamo a tua madre. Tranquillo, Pasquale. Intanto cala, lo va. Che devi fare? Togliere la sicura. E levargli il nodo. No, no, togliere la sicura. Rimetti la sicura di scena. La contro sicura. Se ti sposti poco poco verso di qua, ce la facciamo. Ce la facciamo sotto. C'è Pasquale che stia pronto con la mano sinistra sulla porta. Ha messo la scazzacca. Non è successo niente. Sei in buone mani, Pasquale, la botte de ferro. Ho la sensazione che quelli vogliono tagliare la corda, Pasquale. C'è Stefano che c'ha una faccia furba. Sono caduto come un gatto, però, per fortuna. Non si è fatto niente. Quando? Stavo facendo delle manovre di soccorso giù in casa mia, insomma. Ho fatto un nodo abbattuto. Un nodo abbattuto? Parlavo, ma secondo me non c'era un nodo abbattuto, perché altrimenti il nodo abbattuto non mai sentito. Neanche io, sinceramente. Quando fanno un giro e poi lo ripassano dentro e ci fanno il mezzo inglese. Nodo, nodo a palla. Nodo a palla? Nodo abbattuto. Antonini c'era. Non so se conosci anche me. Posso cominciare a scendere a pompino? Sì, 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 abbiamo 10 minuti. No, perché dopo scendiamo anche. Risolvere alcune cose, vi anticipo un attimo. Perfetto, grazie. Ok, ci vediamo giù. Per avvisare anche il ristoratore. Ci vediamo tra poco, allora. Va bene. Questa è una taglia, un paranco, piccolo paranchino, è una carucola autobloccante. Sì, calcola che c'ha recupero da un pinzale a 40 kg. Riduzione. Sì, la mini traccia. Io sono a paranchino. Mi pare che c'è la pro traccia. Quella più quella gialla, quella grossa. Sì. L'unica cosa è anche la maniglia, sì, per vedere se abbiamo le lunghezze giuste. Con un crawl. Sì.
si può fare anche con la maniglia comunque. Tresla. Allora questa va bloccata, la mini traction deve essere bloccata, il paranco è in tiro e lo tiriamo su leggermente. Chiaramente perdiamo. Quanto è il coefficiente di riduzione, Pier, in questo modo? Quando, fino a quando puoi tirare? Diciamo. Invece di un quintale tiri 40 kg. Quando è il coefficiente, diciamo, di riduzione? Allora, del paranco? Da un quintale a 40 kg. Da un quintale, cavolo. Mini traction è comodissimo. Resta sempre come sei. Ci dà coraggio.